Buonasera, benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento targato Team Chrono Factor Live. Siamo alla cronoscalata Avola Antica. Quindi si parte da giù e si arriva su. Primo pilota a partire in qualità di apripista, ospite d'eccezione, Mirko Paletta con la sua bicilindrica. Partirà e ci farà vedere come i ragazzi di Chrono Factor Live hanno allestito questo spettacolare percorso, uno dei più belli che io abbia mai fatto nella mia brevissima esperienza da sim driver. Percorso veramente eccezionale. Qui si parte, si inseriscono tutte le marce, e poi c'è sto destro che molto probabilmente con le bicilindriche riescono a fare in pieno. Infatti Mirko si butta in sesta marcia, oltre 140 km/h, si stacca per questo tornante largo, poi si inserisce in questo destra che chiude per ben 2 volte. Intanto Mirko ha studiato perché sta facendo delle traiettorie veramente ineccepibili. Qui tutto pieno, quinta, sesta. Qui si affronta in pieno praticamente credo con tutte le macchine. 142 km/h per lui, stacca, tira via 2 marce, si inserisce in quarta in questo sinistra, poi si arriva in uno dei tornanti più stretti del percorso, il primo vero tornante di questo percorso. Qui si allunga fino alla quarta, quinta addirittura per Mirko, poi si stacca e si va ad affrontare quest'altro tornante. Poi ci si dà il gas, e qui c'è uno dei primi tornanti con una staccata che non è diciamo congeniale a tutti, perché si stacca ed è molto 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 stretto, quindi bisogna stare in occhio a non allargarlo parecchio, perché sennò si va a toccare all'esterno. Si arriva al primo belvedere, si stacca e si affronta questo sinistro che ci porta a quella che è la partenza dello slalom nella versione della parte alta di questo percorso di Avola. Sinistra-destra da fare quasi in pieno col gruppo A, con le bicilindriche che si arriva a fare praticamente in pieno. Qui si stacca sembra una sola, ma in realtà sono due destre, sono da raccordare. Poi qui si fa tutto pieno, staccatona e ennesimo tornante molto 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 stretto per questo percorso. Qui una S che si fa in pieno, poi si inizia ad affrontare quella che è la parte dei muraglioni, diciamo, chiamata così dagli appassionati. Qui un'altra staccata con un tornante strettissimo. Intanto è partito Giambattista Sammatrice. Ok, ci facciamo tutto il percorso con Mirko e poi facciamo la parte alta magari? Va bene, come vuoi tu. Sì, così magari facciamo vedere tutto il percorso ai ragazzi. Altro tornante qua. Mirko la mette quasi di traverso. Qui c'è un destra che è bastardissimo, ragazzi. Bisogna fare molta attenzione perché è semplice toccare all'interno o all'esterno. Qui, ragazzi, parte spettacolarissima, se si fa in pieno sto destra che sembra non finire mai. Qui si alza un attimo il piede, forse con le bicilindriche si riesce a fare in pieno, vediamo. Sì, staccatona, staccatona, tornante un po' larga a sinistra. Qui siamo nella zona del belvedere, altro sinistra, tornantone del belvedere, del secondo belvedere di Avola. Qui se non si sta attenti si tocca all'esterno, destra molto veloce, sinistra in pieno, e qui si fa la staccata della curva sinistra che porta a quello che era l'ex arrivo dello slalom di Avola. Si continua a venire su, qui un'altra staccatona per un altro tornante. Qui vedete questi tornanti quando chiudono. Qui si continua a dare gas, si accelera, si accelera, si accelera, si stacca al proprio punto di riferimento, sinistra. Oh, fai il pelo, Mirko.
destra, questo destra è molto importante perché ci porta in un tratto molto 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 veloce, quindi molto importante farlo bene, trovare la giusta scorrevolezza. Qui Saccatone inizia una S che si fa fortissimo, ragazzi, guardate che c'è qua, destra, sinistra, sinistra, sinistra e destra, e poi c'è questo destra che forse con le bici cilindriche riescono a fare in pieno. Ultima curva, Saccatone, sinistra e arrivo, ragazzi, e arrivo. Intanto è partito anche Domenico Tropeano. Perfetto, direi di andare su Giambattista che intanto la tira. Intanto salutiamo l'amico Pietro Vizzari che stasera è in regia, ciao Pietro. E l'amico Gianni Puntoriero, ovviamente, che è sempre qui a dirigere tutta l'orchestra. Ciao Gianni. Ciao a tutti. Allora, sul percorso Giambattista San Matrice, eccolo qua. Sta venendo su questa bella Fiat 500 in versione bicilindrica, Saccatone per lui. Arriva nella zona. Oh, che traverso in uscita per Giambattista, grande! Occio che fa il tornantone. Tornantone, tornantone per lui. Qui un destra e sinistra molto 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 impegnativo. E non c'è un attimo di respiro in sta salita, ragazzi. Non c'è un attimo di respiro. Intanto diamo il benvenuto a tutti coloro che sono intervenuti in questa chat. Benvenuti ragazzi, ciao a tutti. E intanto Giambattista arriva in quello che è l'ultimo tratto del percorso. Non sta guidando male, vediamo quale sarà il suo tempo fatto a realizzare in questa prima manche. Vi ricordo, tre manche di gara, due tempi utili. Intanto in questa staccata bisogna fare molta attenzione perché... Wow ragazzi, queste bicicletta che qua a tavola si vola, si vola. Pieno per lui, ultima curva, arriva. 4:53 e 1 per Giambattista. Ottimo tempo. Chi c'è dentro, ragazzi? Tropeano, Domenico, Domenico, Domenico. Ecco Domenico. Intanto mi sa che il frontale della sua macchina è già segnato, molto probabilmente era strusciato da qualche parte. Altra toccatina per lui. Domenico, pilota che si è molto impegnato quest'anno con la sua bicilindrica in questo campionato. Intanto è pronto anche Alessandro Colletta alla partenza. Perfetto. Stasera siamo ricchi di 700 mila, qualche assenza di Valentina, Criteri, sempre il 700 mila. E vabbè, dai, capita, 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 ragazzi. Intanto occio per Domenico Tropeano. Mamma mia, ragazzi, fanno il pelo alle gomme. Fanno il pelo alle gomme. Largo, largo, largo Domenico in questo tornante. Non è semplice. Ok. Non è assolutamente semplice, ragazzi, riuscire ad azzeccare. Ci sono tanti tornanti. Riuscire ad azzeccare tutte le staccate non è assolutamente cosa semplice. Guardate, guarda, occhio, mamma mia, abbondantissimo Domenico Tropeano in quella S, ultima curva per lui. Intanto c'è dentro Francesco Melina, giusto? Sì. Domenico Tropeano, 4:54 e 9, attaccatissimi Domenico e Giambattista.
Occio che ne vedremo delle belle qua. Intanto siamo su Francesco Melina. Secondo me questi costi bicilindri che saranno tutti molto vicini, molto vicini. Sì, hanno come tempo, già mi sembra che Giambattista sia al comando al momento. Sì, comunque sono a 53-1, un secondo e 8 tra Giambattista e Domenico in questa gara 1. Sì, perché ieri quelli che hanno corso nel turno A e turno B, sì, il migliore mi sembra che hanno registrato 54, se non erro. E vabbè, dai, comunque sono molto vicini, evidentemente con l'andare avanti del campionato molti piloti che magari partecipano o per la prima volta o per la prima volta con questa vettura stanno iniziando a capire quelli che sono i segreti di queste bicilindriche, dello stile di guida di queste macchine, e stanno iniziando a limare i tempi, quindi sono parecchio vicino. Mi ricordo nelle prime gare dei distacchi abissali tra un pilota e un altro, adesso invece siamo bene o male tutti in linea. Sì. Intanto Mirko Paletta toglie tra ieri e oggi 7 secondi. Grande Mirko. Tratto finale S. Oh mamma mia, oh botta, non ha rallentato tantissimo, vediamo, ultima curva, Francesco Melina 509 e 5, altino, su chi siamo ragazzi? Colletti, eccolo qua. Tratto velocissimo per lui. Peccato che non si riesca a fare questa cronoscalata quello che è perlomeno il campionato siciliano di velocità in montagna, perché il percorso merita tantissimo, è allestito, cioè messo in ordine per ospitare una cronoscalata, in quanto il guardrail sono a doppia e tripla lama un po' da tutte le parti, quindi realmente non ci sono grandi sforzi da fare da parte di chi dovrebbe organizzare questa manifestazione. Purtroppo non si riesce a fare, un vero peccato, perché il percorso è spettacolare. Intanto è partito anche l'ultima 700 minicar, che è Matteo Gilberto. Occhio a Matteo, ritroviamo sul percorso quindi Matteo Gilberto, Gianluca Vizzali e non ricordo chi altro. Siamo su Colletti, sì. Si prepara Giuseppe Candela in gruppo A 1004. Perfetto. Oh, largo, bell'abbondante. Si è girato Alessandro. Direi di passare su Gianluca. Vediamo dov'è. Intanto arriva Colletti con 5.16. Gianluca Vizzali affronta quello che è l'ultimo tratto. Tornante del Belvedere per Gianluca, affrontato direi in maniera perfetta. Occhio che si arriva al destra del vecchio arrivo, sto destra è molto difficile da fare, Gianluca riesce a farlo diciamo abbastanza in sicurezza, ovviamente 3 manche di gara disponibili, bisogna portare a casa almeno 2 risultati utili per portare a casa dei punti, e ovviamente
chiunque cerca perlomeno nella prima manche di gara di portarla su senza fare troppi danni, ovviamente cercando di non fare dei tempi molto alti, comunque di avere quello che è un riferimento cronometrico perlomeno discreto. Partito Giuseppe Candela, si prepara Stefano Bianco. Ok, grazie come sempre Gianni. Intanto Gianluca affronta la S, troppo stretto, mi sa che forse è toccato all'interno, vediamo quale sarà il suo secondo cronometrico alla fine di questa prima gara. Iniziamoci a preparare a passare su Matteo Giliberto. Arriva Gianluca Vizzari, 5-0-0 e 8. Siamo su Matteo, pilota di riferimento in questa classe, capo classifica sino a questo momento nel campionato organizzato dagli amici di Melo Factor Live. Staccata per lui. Intanto Matteo non sembra manco di guidare una bicilindrica, sembra di portare su un Mercedes, tanto la sua guida è precisa, lineare, aggressiva, non agli occhi di tutti, perché guida in maniera molto 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 pulita e tranquilla, fa il pelo da tutte le parti ma non ti rendi conto di quanto sta andando forte. Ci faremo forse convinti della sua velocità non appena taglierà il traguardo di questa prima manche della cronoscalata Avola Avola Antica. Partito Stefano Bianca. Ok, grazie come sempre Gianni. Si prepara Mattia Fontana. Vediamo come affronta la S finale Matteo. Che linee fa? Tutta un'altra storia, ragazzi. Tutta un'altra storia. Linee perfette. Matteo lamentava fino a prima di partire, lamentava che non sarebbe riuscito ad arrivare stasera. E con 4,55 dico che c'è poco da lamentarsi, comunque in linea direi con i tempi di tutti gli altri. Va bene. Certo. Chi ci abbiamo? Giuseppe Candela, eccolo qua, mi sa che l'ha tirata Giuseppe. Io me lo sono perso, non so se siete riusciti a beccarlo. Sì. Allora, io intanto mi vado a beccare quella che è la classifica di questa manche, così magari diamo un'occhiata a quelli che sono i tempi. Se vuoi io ce l'ho qui a video e te la posso dettare. Sì, magari dammi le bicilindriche. Allora, le bicilindriche troviamo al comando Giambattista San Matrice con 4,53, secondo Domenico Tropiano con 4,54 e 900, Matteo Giliberto con 4,55, Mirko Paletta con 4,58, Melina con 5,09 e Alessandro Colletti con 5,16. Parte in questo istante Mattia Fontana. Perfetto. Dopo Giuseppe Candela c'è, mamma mia come l'ha piegata Giuseppe, Stefano Bianco, che aspettiamo Giuseppe che arriva su. Giuseppe è parecchio danneggiata la vettura. Traversi, niente ragazzi, dai, gara compromessa per Giuseppe. Direi di passare su Stefano Bianca che stasera corre in casa. Io non appena c'ho il tempo di Giuseppe ve lo do. Ecco qua Stefano. Partito Mattia Fontana, abbiamo alla partenza Giuseppe Lupo, dopodiché start con le gruppo A 1600. Perfetto, intanto è arrivato Giuseppe Candela, 4,51 per lui. Siamo su Stefano Bianca. Stefano Bianca che nelle libere ha fatto registrare un tempo stratosferico, al momento è il miglior tempo delle 1400. Quanto aveva fatto Stefano? Se non erro 5.20
4, qualcosa del genere. Mi sa che questo tempo mette dietro pure qualche mille, gruppo a 1600, Eh sì, se non si sta attenti, sì. C'è 4 24, scusate. Sì, 4 e 24. Vediamo. Tanto la guida di Stefano è perfetta. Ricordiamo che sia Stefano che Mattia Bianchi e Mattia Fontana sono piloti di casa. Questo. Esatto. Sono di Avola, quindi. Perfetto. Partito Giuseppe Lupo. Magari in gara 2 li seguiamo nella parte bassa del percorso perché ce la siamo completamente persa qui. Sì, vabbè, io intanto ve li segnalo ugualmente, poi. Sì. Oh, che staccata per Stefano! Staccatona per Stefano, macchina scomposta, ma riesce a fare questa S in maniera praticamente perfetta. Wow, ha fatto il pelo qui. Pelo pure qui nell'ultima curva. 4:27,3 per Stefano. Ottimo, ottimo. Siamo su, Pietro. Mattia Fontana. Quindi abbiamo 4,27 per Stefano e 4,51 per Giuseppe Candela. Esatto. Siamo su Mattia adesso. Intanto si prepara Vincenzo Taibbi. Perfetto. Non è. Mattia è l'ultimo del 1400, Sì, esattamente. giusto? Ok. No, c'è No, Giuseppe Lupo. Giuseppe Lupo dopo me. Sì, manca Giuseppe. Intanto approfittiamo a ricordare che la prossima tappa sarà la splendida Trento Bondone. Panico. Intanto non smetterò mai di dirlo, ragazzi, sta salita di Avola è una cosa spettacolare. Intanto partito con molte difficoltà, molto lag per Vincenzo Taibbi. Mattia Fontana affronta quello che è l'ultimo tratto del percorso, si avvia ad arrivare a quello che è il parco chiuso, alla staccata del parco chiuso dello slalom, che è questa qua. Vedete, qui a sinistra si va al parco chiuso dello slalom, invece su si continua per la salita. Molto pulito, molto cucito a quello che è il tratto interno del percorso di gara. Oh, largo qui, botta, sicuramente era fatto dei danni, però riesce comunque a portarla su. Fa Magari registrare un 4:39 Mattia Fontana, passiamo su Giuseppe Lupo. sì, magari organizzeremo qualche special sullo slalom di Avola. Ci sta, dai. Andando Peppe Lupo, macchina segnata per Peppe. Intanto discontinuiamo. Occio, 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 perde il posteriore, si gira, tocca col davanti. Fortunatamente la macchina di Peppe si rimette in carreggiata nel verso giusto, praticamente per continuare la sua salita. È stato parecchio fortunato, lento qui sul tornante perché sennò toccava all'esterno. Molto probabilmente avrà fatto dei lievi danni alla sua vettura. Vediamo. Intanto perde la connessione Vincenzo Taibbi, si disconnette dal server e è partito Antonello Bruno. Peccato per Vincenzo, peccato. Occhio che Antonello è capo classifica, se non mi sbaglio, addirittura è in testa al campionato. Può essere Antonello? Sì. Cioè, oltre ad essere in testa al gruppo A, è pure in testa a quella che è la classifica assoluta, perché le sta vincendo tutte. Sì, è in testa alla classifica assoluta punteggio, sì. Eh sì, direi di passare su Antonello perché Peppe, diciamo, ha compromesso abbastanza quella che è la sua gara. Ci godiamo un attimo la guida di Antonello, ragazzi.
nella parte iniziale Antonello Bruno, così la vedete pure voi, perché abbiamo perso purtroppo Vincenzo Taibbi, quindi ci godremo quella che sarà la sua salita nell'interezza di questo fantastico percorso. Vedete, il primo percorso è ricco di sti tornanti che poi sono e non sono tornanti. Molto difficile da interpretare, a varie linee possibili da poter fare. Intanto Antonello, ragazzi, fa il pelo ovunque anche lui. Intanto noi magari rimaniamo su Antonello e tu ti prepari per partire, insomma. Sì. Ci spostiamo giù magari così In abbiamo. no, rimango qui, tranquilli, chi se ne frega. Ok. Intanto è arrivato per dovere di cronaca Giuseppe Lupo con 4:46 e 6. Partito Salvatore Di Benedetto. Antonella aveva fatto dei tempi molto molto veloci nelle prove, aveva fatto addirittura un 19, quindi sicuramente ci sta dando il gas. Ragazzi, io non ho visto quando è partito il primo, quindi non lo so, magari mi date voi il via, cioè quando è partito quello davanti a me. Sì, è partito Salvatore Di Benedetto, fai con calma che Ok. noi adesso ci spostiamo non appena arriva su Salvatore Di Benedetto e poi andiamo su di te. Ok. Magari avvertitemi quando arriva tipo a metà percorso, così parto. Sì. Intanto seguiamo Salvatore Pietro, così poi comunichiamo il tempo di Antonello. Ok, Salvatore che lo vediamo già quasi alla parte centrale. Mi Vettura, sistemo per partire io, dai. vai tranquillo, poi ci sposteremo su di te. Vettura leggermente segnata per Salvatore, avrà toccato da qualche parte. Intanto troviamo Antonello Bruno al comando con 4:22.392. Ah, più Salvatore. alto di 3 secondi, Antonello, mi sa. Sì, è un ottimo Due e tempo. mezzo, due e mezzo. E comunque in gara è difficile farlo, eh. Salvatore intanto ci dà di freno a mano. Sta girando abbastanza pulito Salvatore, vediamo cosa riesce a fare. Aveva fatto segnare un 4:20 nelle libere, fino ad oggi girava con 4:24. Vedremo quando arriverà su cosa farà segnare. L'ha rischiata tantissimo in questo pezzo. Stava quasi per andare fuori. Ho visto la macchina che si è alzata dall'asfalto. Sì. Vediamo Salvatore come affronta questo pezzo che è molto scivoloso. Pietro, tu non hai provato questo. Oh, l'ha anticipato troppo questo tornante e ha toccato Salvatore. Avrà perso qualche mezzo secondo sicuro. Vediamo quando arriva su. Questo è il tratto più difficile perché è scivoloso, arrivi con le gomme leggermente alte di temperatura.
e quindi molto difficile perché è anche veloce. Sì, è arrivato abbastanza bene, l'ha affrontato benissimo. Vediamo, è quasi in dirittura di arrivo. Si allarga benissimo, l'ha affrontata bene. Vediamo cosa fa. Segnare 4, 22.700 per Salvatore. Buono. Passiamo su Enzo Amoroso. Eccolo qua, Enzo. Uno sportello, una fiaccata già segnata per Enzo. Toccatina, toccatina, ragazzi. Vabbè, ci può stare. Intanto salutiamo l'amico Giuseppe Calabrese che ci saluta, Di Mauro pure. Non sono riuscito a vedere gli altri. Comunque salutiamo tutti. Lasciateci un like a sta live, ragazzi, magari se la condividete è ancora meglio. Il tornante regalerà 100 euro per ogni iscritto. Vediamo Enzo come affronta questo tornante che è strettissimo. Ah, l'ha tirata. Sono un fenomeno, ragazzi, sono un Sei un fenomeno. fenomeno, Enzo, vai, vai. Secondo me comunque era stato meglio se ti saresti spostato giù. Oh, ma chi se Vai, Enzo, vai. ne... Faccio il tempone dopo, ragazzi, la sto Ah, portando su così per giocare, capito? ecco. Stai, diciamo, ti Dopo stai. faccio 58, tranquilli. Intanto Di Mauro che fa il tifo per Giambattista. Sì, Di Mauro dice che condivide subito e ti manda anche l'Iban. Non era solo il condivido di Mauro, era anche l'iscrizione al canale, quindi. Intanto ultime tornate per Enzo Amoroso. L'ho fatta forte quella, eh! Fortissima appare, sei andato fortissimo. Da panico, da panico. Eccolo Buono, qua. buono, buono, dai! Dai, 4, 27-3, dai! buonissimo, Ottimo, ottimo, dai, a posto! buonissimo. Ok, allora abbiamo tutti a tempo, mancano solo qualcuno che era caduto, magari rientra per la seconda mancia, anzi mi vado ad informare subito subito. Perfetto, facciamo una pausetta, Pietro. A dopo, ragazzi.
Bentornati amici appassionati in questa cronoscalata Avola antica, che poi non si chiama realmente così, ma si chiama, come si chiama Gianni, cronoscalata del santuario? C'è Gianni? No, io la conosco come Coppa Belmonte. Poi... Ah, Coppa Belmonte, perfetto. Ah, c'è Fulci Blimanda, perfetto ragazzi, faccio confusione, di salite... No, ma di salite fortunatamente qui in Sicilia, ragazzi, non ne mancano sia diciamo, nei tempi contemporanei che in tempi passati, quindi... Tanto partito Mirko Paletta in qualità di apripista, non partecipa al campionato, ma ci fa gustare quelli che sono i suoi passaggi con... questa bicilindrica su questo percorso, quindi ce lo godiamo e basta. Replica della sua reale, praticamente. Ieri, logicamente, voglio dire. Ieri ci ha lasciato un bel feedback qui in diretta con i ragazzi. Abbiamo avuto un cabina di commento ieri, Mirko. Oh, l'ha tirata, ci aveva preso gusto Mirko, quindi stava iniziando a darci il gas, dai. Mi sa che se parteciperà l'anno prossimo al campionato, sì, a settembre ci sarà sicuro. Ci sarà da divertirsi con Mirko. È già prenotato, quindi... Alla grande. Ragazzi, intanto il tratto, questo credo che sia il tratto più veloce del percorso, e poi si arriva, si fa sta staccatona. Sì, questo pezzo è quello su. Sì, esatto. E poi fondamentalmente sono dei pezzi da 170 all'ora, ma dritti non sono. Sì, è un cioè, col gruppo A credo che se arrivi qua giù si arriva in sesta, quindi 190 km orari. Su la faccio con la quinta, la sesta non arriva a metterla, siamo sui 170 all'ora. Per chi conosce realmente la strada, ragazzi, è una follia, passarci a queste velocità è follia pure, certamente. Sì, abbiamo Giambattista che è qui fermo ancora alla partenza, quasi pronto per partire, non appena stacca la frizione che lo comunque c'è. Perfetto. Intanto Mirko continua nella sua impresa. Tanto riprodotto nei minimi dettagli, ragazzi, sta cronoscalata, io là ci sono stato tantissime volte su questo percorso, vi posso garantire che è veramente uno spettacolo. Sì, ha fatto il lavorone, Salvo, veramente. Oh, staccatona per Mirko di traverso. Salvo Pantano ha fatto il lavorone veramente molto dettagliato. Parte in questo istante Giambattista da Matrice. Perfetto, passiamo su Giambattista. Salutiamo l'amico Mirko Paletta. Ecco Giambattista che arriva sul tratto. Ce l'avevamo dimenticato pure quest'altro tratto. Qui si mette la sesta, si arriva quasi al limitatore pure col gruppo A. Quindi stiamo parlando di 180 km orari abbondanti. Giambattista che ha fatto registrare un 4,53 in gara 1, quindi conduce sino a questo momento quella che è la classifica per quanto riguarda le vetture a due cilindri. Stranamente ha fatto un tempo un po' altino
Matteo, vediamo, vediamo, magari avrà avuto qualche problema. Ho qualche problema, oppure ha fatto una manche un po' abbottonata in modo da mettere in salvo il discorso punteggio. Esatto, può anche darsi. Intanto un attimo larghino qui, Gian Battista in questo tornante, vediamo come va, come prosegue quella che è la sua salita. Intanto abbiamo pronto alla partenza Domenico Tropeano, ancora non è partito. Domenico Tropeano ha fatto registrare un 4,54,9, quasi 55 in gara 1. Diciamo che è lì. Sì, sì, no, ma sono tutti vicini, questi tre con le bicilindri, quindi sì. Bisogna vedere un attimo. Gli ha piantato un cartello, gli ha scritto: ragazzi, occhio, non ho sbagliato, che sono qui. Esatto. Con 5,17 e parte Domenico Tropeano. Perfetto, direi di passare su Domenico. Salutiamo Gian Battista, ovviamente vi aggiorneremo su quello che sarà il suo tempo fatto registrare in questa gara 2. Si prepara Francesco Melina. Perfetto, occhio che Domenico la tocca un attimino all'esterno, secondo me sta toccatina gli ha fatto perdere abbastanza tempo, perché purtroppo l'ha fatta all'uscita di un sinistra che immette in un lungo tratto veloce, quindi qui ragazzi il cronometro continua a girare inesorabilmente. Speriamo che non abbia perso tantissimo tempo, ovviamente, per quello che sarà l'esito della sua gara 2. Intanto salutiamo l'amico Salvo Ringhio, che sarebbe Salvatore Argentieri. Ciao Salvo. Staccatona per Domenico Tropeano. Mamma mia. Cioè hanno... Il problema, sai, staccano forte, però quando si è rotte dritte va bene. Qui ci sono un sacco di staccate che purtroppo non sono rotte dritte, quindi qui va ad influire realmente quella che è la sensibilità del piede del pilota quando si vanno ad affrontare queste staccate, perché se non si è... Questa qui ce n'è una, per esempio. Intanto, se non si è abbastanza in occhio, si fanno errori. Intanto è partito Francesco Melina. Perfetto, passiamo su Francesco Melina. Si prepara Alessandro Colletti. Intanto occhio che Melina la tocca pure. Intanto non è ancora arrivato Gian Battista su, eh? Eh sì, è strano. Ah, ok. Ecco, arrivato in questo momento, 4,55,4, alza di quasi 2 secondi. Sì. Vabbè, ha messo al sicuro intanto la gara e magari alla terza proverà... Sì, intanto l'ha portata a casa, perché comunque... i suoi diretti contendenti hanno fatto dei tempi più alti, quindi Domenico Tropeano ha fatto praticamente un 4,55, Matteo Giliberto ha fatto 4,55 pure, quindi se non fanno un 4,53 basso pure loro, rimane in testa lui, quindi è a posto, momentaneamente è a posto. Mi sembra che con gli altri che hanno partecipato ieri sia in seconda posizione al momento. Ah, ok, perfetto. Al momento al comando è Fabiano Roccuzzi. Perfetto. Agguerritissimi questi bicilindri. Sì. Parte in questo istante Alessandro Colletti.
Perfetto. Prepara Gianluca Vizzari. Passiamo su Alessandro Colletti. Eccolo qua. Aspettiamo che arrivi al traguardo Domenico Tropeano per vedere quale sarà il suo tempo fatto registrare in questa gara 2. Io intanto, ragazzi, mi sto rilassando un po' troppo, non mi devo rilassare perché tra un po' parto io, quindi devo essere bello carico, eh? Sì, stavolta devi spaccare tutti i muri. Speriamo di no. Intanto tratto velocissimo per Alessandro Colletti, sesta marcia, 143 km orari in questo momento, staccatona, tira via due marce, inserisce. Arrivato Domenico Tropeano, 4.54.8, anche per lui due risultati buoni messi in saccoccia. Sì. In questo momento credo che sia al secondo posto di questa, ma di questo turno, quindi poi bisognerà tirare un attimo quelle che sono le righe per far sì che venga fuori la classifica generale di tutto questo evento. Ovviamente hanno corso altre due batterie ieri pomeriggio alle 17.30, se non mi ricordo male, alle 21.30, quindi ovviamente ragazzi di Team Roll Factor Live sistemeranno tutte quelle che saranno le classifiche che riguarderanno questo evento. Sì, ci vorrà una buona calcolatrice con questi 700 miliardi. Comunque intanto parte anche Gianluca Vizzari. Perfetto, direi di andare a seguire Gianluca Vizzari e si prepara l'ultima 700 miliardi della giornata, Matteo Giliberto. Perfetto, siamo su Gianluca. Purtroppo che affronta, dimmi. Purtroppo c'è mancato, registriamo l'assenza di Francesco Vitelli che correva con la 126. Peccato, ci è mancata ovviamente la Safety 126 in questa manifestazione, sempre molto molto bella da vedere. Intanto vediamo Gianluca che sta salendo come un dannato. Sì, sta andando su forte, si sta prendendo moltissimi rischi. Eccolo qua Matteo, quasi pronto, non appena parte ve lo comunico. Ok, intanto agilissime queste bicilindriche nella percorrenza di questi tornanti in quel diavolo. Arrivato Francesco Melina, 5.17.3, tempo molto molto alto per lui. Direi di passare a seguire Matteo Giliberto, salutiamo Gianluca e andiamo su Matteo. Si prepara Giuseppe Candela e passiamo alla categoria 1400. Perfetto, Matteo affronta quello che è il primo tratto del percorso, questo sinistra che va, questo destra lunghissimo che si raccorderà con il prossimo sinistra, è molto importante farlo forte perché ci porterà in quello che è uno dei tratti più veloci di questo percorso, che è quello che sta affrontando in questo momento Matteo Giliberto. Vediamo se dà qualcosa in più in questa seconda marcia, Matteo. Ma sicuramente. E nelle libere aveva un ottimo 52, mi sembra, 51. Sì. Gli si sono avvicinati parecchio i suoi diretti concorrenti, gli si sono avvicinati parecchio, soprattutto in questa manifestazione. Ovviamente alla Trento Bondone ne vedremo sicuramente delle belle.
Sicuramente, anche se comunque Matteo gli dà sempre una mano a tutti con il setup. Sì, sono convinto io che più di tre quarti dei ragazzi che stanno partecipando a questo campionato o hanno direttamente l'assetto fatto da Matteo, perlomeno gli ha dato come minimo una mano, sempre molto cortese verso i suoi avversari e non, dà una mano a tutti quando può. Intanto è arrivato Alessandro Colletti con 5.04 e 531 per lui in questa seconda manche di gara. Intanto è partito anche Giuseppe Candela. Perfetto. Direi di andare su Giuseppe Candela. Salutiamo Matteo Giliberto in questa seconda manche di gara. Partito il col numero 14 Giuseppe Candela, perciò 106 1004 gruppo A. Si prepara Mattia Fontana e può seguire Giuseppe Lupo. Stefano partirà subito dopo Di Benedetto, se non mi ricordo male, giusto? Sì. Perfetto. Intanto aspettiamo il risultato della seconda manche di gara di Matteo Giliberto, che è in lizza per sia questa vittoria che per il titolo di questo campionato. Intanto arriva Gianluca Vizzari in questo momento, 4.56, 888 per lui. Buono. Tempo comunque in linea con quelli che sono i tempi dei migliori. Ottima mancia per Gianluca, porta anche lui a casa quella che è un risultato perlomeno sicuro per questo evento. Partito Mattia Fontana. Perfetto, direi di passare su Mattia. Pietro, se sei d'accordo. Perfetto, eccolo qua. Io non appena ho il tempo di Matteo ve lo comunico subito. Perfetto. Quando Mattia Fontana affronta quello che è il tratto iniziale di questa cronoscalata Avola antica, tornante, questo è il primo vero tornante che c'è sul percorso, ne seguiranno degli altri molto molto stretti, molto difficili. È importante riuscire ad avere una buona trazione, soprattutto riuscire a non toccare, perché questi tornanti sono molto molto stretti. Vediamo Mattia se riesce a fare qualcosa di buono su questo tracciato che è di casa, sia lui che Stefano Bianca. Intanto taglia Matteo con 4.53, 832. Vediamo, fammici dare un'occhiata. E cominciamo qua veramente a scaldare. 4.53, 832 non gli basta, perché non gli basta, perché deve fare 53.1 se vuole arrivare davanti a Giambattista. Se vuole arrivare davanti, sì. Se vuole invece primeggiare, dovrà stampare almeno 51. Parte intanto Giuseppe Lupo. Perfetto, salutiamo Mattia Fontana, andiamo su Giuseppe Lupo. Eccolo qua sulla sua perciò 205. Staccatona molto difficile qui per lui. Intanto si prepara Antonello Bruno. Taglia Candela con 4.46.019. Ottimo tempo per Giuseppe Candela, che in prima manche aveva fatto registrare un 4.51, quindi ha tirato giù
bei secondi. Tanto Peppe Lupo affronta quello che è il primo vero tornante di questo percorso. Con la sua 205, terza, quarta. Appoggia per un attimo la quinta, poi si stacca di nuovo, prima di nuovo dentro. E si prosegue. Si sono invertite in questa seconda manche le posizioni nelle 700.000 barre, a quanto vedo, se non ricordo male. Prima era primo Battista, Gian Battista, secondo Domenico, no, secondo Matteo e terzo Domenico. Aspetta, c'ho davanti la classifica della manche prima. Allora, Domenico aveva fatto 54, no, Matteo era terzo. Ah, Quindi ecco. c'era primo Giambattista, secondo Domenico e terzo Matteo. E infatti si sono invertiti. È partito intanto Antonello Bruno. Perfetto, salutiamo l'amico Peppe Lupo e passiamo su Antonello Bruno. Intanto in chat fanno il tifo per Domenico Tropiano, lo vogliono in polli, dicono, scrivono. Si prepara anche Di Benedetto, Salvatore. Intanto partito, sì, ci abbiamo Antonello Bruno sulla sua Peugeot 106 di classe 1006 gruppo A, ha fatto registrare un gran bel tempo, sono comunque attaccatissimi con Salvatore Di Benedetto. Sì, solo mezzo secondo mi sembra. Sì, stanno attaccati, hanno fatto comunque dei tempi molto 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 veloci, Assolutamente sì, sono saliti di 3 secondi a differenza delle prove libere, quindi non è male. Assolutamente no, considerando che comunque eravamo in gara 1, vediamo in questa gara 2 che succede. Secondo me gara 2 e gara 3 abbasseranno sicuramente se non faranno degli errori, giustamente. Antonella aveva fatto un 19 in prova, ma sarà molto 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 difficile ovviamente farlo in gara. Non è assolutamente semplice qui, perché l'errore comunque è sempre dietro l'angolo, bisogna non sbagliare. Secondo me Antonello porterà comunque a casa il risultato in questa gara 2, poi darà il massimo in gara 3, magari cercando di giocarsi qualche jolly e di fare un tempone. Ovviamente vi ricordo che Antonello sta lottando anche per quella che è la classifica generale, la classifica assoluta di questo campionato. Esattamente, intanto è partito anche Di Benedetto. E io quando ti devo mi vado a sistemare. Sì, adesso c'è Stefano Bianchi e poi ti puoi preparare. Ah, vero, vero, c'è Stefano, c'è Stefano. Intanto io Passiamo su Salvatore Di Benedetto, Pietro. appena ho il tempo di Antonello ve lo comunico subito, intanto vi posso comunicare il 441 621 di Matteo Fontana. Perfetto. Siamo su Salvatore Di Benedetto. Tiratissima sta gara 2 per loro. Si aiuta col freno a mano in questo tornante. Era arrivato un attimo lungo, 1,5 m, diciamo, fuori da quella che è la linea ideale. Si è aiutato col freno a mano per girarlo. Ovviamente si va. E si aiuta anche qui. Non è stato un caso, è proprio il suo stile di guida. Sì, si aiutano tantissimo col freno a mano in queste tornate strettissime. Intanto si prepara Stefano Bianca, ancora non è partito. Perfetto. Ancora non abbiamo il riscontro cronometrico di Antonello Bruno. Vediamo Salvatore Di Benedetto che sta salendo su abbastanza pulito, a quanto vedono senza alcun errore al momento. Sì, li gira quasi tutti con la leva i tornanti. Sì, partito Stefano Bianchi in questo istante. Perfetto, intanto che la questione del gruppo A 1006 va
a concludersi per questa gara 2. Passiamo, scusami, su Stefano. Taglia in questo istante Antonello Bruno 4:29:53. Tempone grande, grande Antonello, ha abbassato di un secondo e qualcosa quello che era il suo tempo fatto registrare in gara 1. Intanto siamo su Stefano Bianca. Sì. Intanto io direi... Sì, sì, mi vado a sistemare. Sistemati, noi intanto rimaniamo su Stefano Bianca. Vediamo cosa riesce a fare in questa seconda manche. Intanto vettura mi sembra integra per Stefano. Non ha... Si sta anche lui di leva. Vediamo, vediamo come affronta questo tornante che è strettissimo. Eccolo là, col piccoli colpetti di freno a mano, almeno sembra. Ma non lo so, lo vedo leggermente abbottonato, forse vuole mettere al sicuro questa seconda manche per poi dare qualcosa in più alla terza ed ultima manche. Sì, sì, vabbè, lo so che ne so. Non è semplice, non è semplice. Quando dite voi, ragazzi, io vado, eh. Quando vuoi tu, quando vuoi tu. Ok, dai, sto partendo. Vai, in bocca al lupo, spazio. Stiamo tranquilli, va. Ok, vediamo ora il nostro caro Enzo Amoroso, che Salvatore Di Benedetto con 4:21, 8:91. Non riesce a sputtarla. Passiamo un attimo su Enzo, magari. Poi appena arriva Stefano comunichiamo il tempo di Stefano. Intanto il nostro caro Enzo ha girato già la prima curva maledetta abbastanza tranquillo. La stavo tirando, però va bene, dai. No, ci sei uscito indenne, dai. Vediamo come affronta questo primo tornante, che è molto scivoloso e disconnesso. Ocean, non rovinare la macchina del Guzza, se no non te la presta più. Assolutamente. Intanto attendiamo il tempo di Stefano Bianca, vado a dargli un'occhiata, è quasi addirittura di arrivo. Ritorniamo su Enzo. Ok. Intanto Enzo mi sa che sta salendo leggermente abbottonato. L'ha abbottonato, ho tolto la camicia. Vai Enzo, vai. Vai che ci riesci. Dagli gas, dagli gas. Oggi a questo tornante che ti porta, questo tornante ti porta sempre ad anticiparlo, non so perché, ma vediamo cosa. Eccolo qua, 4:26:577 per Stefano. Niente, non riesce ad abbassare Stefano. Intanto però si conquista la prima posizione del gruppo A 1004. Sì, no, vabbè, ha molto distacco dal secondo, le ha vinte tutte fino ad ora della classe, quindi problemi zero per Stefano. Intanto ancora non lo voglio occupare fino al momento, macchina integra per Enzo. Oh, c'ho qua,
Enzo, fanno il tifo anche per te in chat. Accelera, Enzo, scrivono. Ocio la stava tirando, che ha anticipato leggermente. Dagli leva. Era. Stesso errore di gara 1, santo Sì. cielo! Sembrava fotocopia. Ci ho perso un secondo lì, eh! Vai, vai, che ce la puoi fare. L'ho tirata, l'ho tirata, l'ho tirata, vai! Vai, vai, riparti, riparti. Sicuro ormai per la classifica. Ero in linea col 44, porco cane! E mannaggia. E quello è un punto critico perché lì arrivi tra il terreno, tra le cose, fuori temperatura e quindi ti Oh, porta. ma ho strafatto, ho strafatto, Hai ero in linea. strafatto, non hai levato la marcia, dai. Esatto, Ne dovevo togliere due, ne ho tolta una, diciamo. quella si gira con la seconda, tu ci sei andato di terza. Mi sono buttato con la terza, ci ho provato, dai. Ci hai provato. Ultime curve velocissime in questa splendida aula. Vediamo, affrontata discretamente, vettura veramente danneggiata per Enzo Tagli in questo istante con 4,34. E infatti il tempo la dice. Alto, alto. Nonostante ciò, la retromarcia, voglio dire, quindi era in linea con i tempi. Sì, certo. Dai, va bene, facciamo una pausetta e partiamo per gara 3, dai. Sì. Torniamo subito con questa terza e ultima marcia. Bentornati per questa gara 3. Si appresta a partire Mirko Paletta con la sua Fiat 500, nella versione ovviamente bicilindrica. Farà da apripista in questa gara 2. Se non cade, se non cade, perché lo vedo un po' in bilico, vediamo. Sì, Ancora da fermo sembra che sia tutto a posto. Vediamo da appena parte che succede. Intanto puoi dare il via, Gianni, se vuoi. si stanno allineando, appena finiscono, Ok. credo che staccheranno la frizione. Perfetto. Pronto a partire, Mirko? Partito.
parte in questo momento. Tratto velocissimo per lui, sesta in questo momento, oltre i 140 km orari, si va ad inserire in questo destra a farfalla completamente aperta, sacca per affrontare questo sinistra molto 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 lungo. Intanto e si prepara anche Giambattista Sammatrice. Ha toccato nello stesso punto della prima mancia. Mirko, mi sa che ci sta prendendo gusto. Sì, perché si è buttato veramente forte. Intanto abbiamo un nuovo iscritto e non riesco a leggere il nome. Oh. Lo salutiamo. Una tirata, Mirko. Vabbè, dai, ci sta, dai, si sta entrando, entrato diciamo da poco in questo mondo delle biciclette in salita, sta correndo con noi nel campionato parallelo a questo riservato alle vetture PCR. Sì, diciamo che queste vetture, questo percorso li ha scaricati ieri sera, quindi non le conosce praticamente, quindi secondo me da settembre in poi, quando inizieremo con il campionato, sarà un ottimo avversario. Infatti Mirko è sempre stato un grande pilota nella vita reale, ovviamente non sarà sicuramente di meno qui nel campionato virtuale. Sì, nel reale diciamo ha guidato parecchie vetture, ha corso con parecchie vetture, sia a ruote scoperte che a ruote coperte. Tanto vediamo Giambattista concentratissimo alla partenza. Sì, comunicaci appena parte, così magari passiamo su di lui. Sì. Sarà questa terza e ultima manche veramente all'ultimo goccia di sangue con Domenico Tropiano e Matteo. Eh sì. Partito in questo istante. Magari se Domenico Tropiano ci risente e spegne i fari sarebbe una cosa migliore. Passiamo su Giambattista, eccolo qua. Si prepara Domenico Tropiano. Giambattista che fino a questo momento è in testa a quella che è la classifica provvisoria di questa batteria. Sì, esattamente. Sta andando su fortissimo Battista. Sì, ovviamente ha già in saccoccio due risultati utili, oltre a essere utili sono pure buoni per quello che è la classifica fino in questo momento, quindi ragazzi ci darà sicuramente il gas come un matto per cercare di primeggiare nella classe riservata alle vetture a due cilindri e magari, perché no, portare a casa quella che potrebbe essere anche una vittoria. Certo, se riesce a centrare la vittoria magari scala un po' di più la classifica riguardo punteggi, che non è proprio male. Assolutamente no. Tornanti per Giambattista affrontati a palla con questa vettura a due cilindri, Fiat 500 preparata e realizzata interamente dagli amici di Uno Factor Life.
Intanto è partito Domenico Tropeano. Perfetto, passiamo su Domenico, vediamo che combina anche lui. Ora appena, non appena arriva Mirko Paletta su, ce lo tiriamo giù in cabina di commento, magari faremo intervenire anche lui. Perfetto. Si prepara intanto Francesco Medina. Ok, intanto sono passato io su Domenico Tropeano con la sua bicilindrica. Domenico Tropeano con fari di posizione accesi. E vabbè, ci sta, dai, ci sta. Evidentemente fa buio dalle sue parti, intanto taglia. Ma sai che forse io non li vedo sti fari, vediamo. Intanto taglia Mirko Paletta con 5,46. Dai. Non è male, no, 5,46 non è alto. No, si è girato, quindi. Sì. Eccolo qua, ce lo siamo tirati giù a Mirko. E intanto arriva lungo Domenico. Buonasera a tutti. Ciao Mirko, benvenuto, bentornato, grazie per averci fatto vedere, diciamo, quelle che sono le regolarità di questo percorso. Ovviamente stavamo dicendo insieme a Gianni che per te questa è la prima esperienza nel virtuale con la bicilindrica. Ti sei parecchio divertito, direi, no? Sì, bello, bello davvero. Non mi sono potuto allenare tanto, però diciamo che non è facile guidarle perché stanno per terra tanto, però nello stesso momento scivolano. Poi mi ha fornito l'assetto Matteo Giliberto, un compagno, che non ho potuto neanche provare, quindi ho messo l'assetto, però come sempre Matteo fa degli azzeccatissimi assetti. Sì, no, Matteo è sempre molto gentile, molto disponibile, ne abbiamo parlato poco fa nella chat con i ragazzi che ci stanno seguendo da casa. Tu che diciamo la vettura bicilindrica l'hai guidata parecchio, come giudichi la realizzazione di questa versione virtuale della Fiat 500 bicilindrica? Beh, io penso, come già ho detto ieri a Gianni, che secondo me le macchine che ho provato finora è quella che si avvicina tantissimo al reale, proprio tanto, specialmente d'assetto, in base pure alle modifiche che vai a fare la risente tanto. E scivola, nello stesso tempo sta per terra, fa la stessa velocità, cammini pieno quasi a tutte le parti, come quasi nella realtà, si avvicina tanto, secondo me. Spettacolare. Ragazzi, io direi di passare. Chi c'era dopo Domenico? Francesco? Siamo su Francesco Melina. Francesco Melina. Passiamo per Francesco Melina. Intanto Giambattista Sammatrice è arrivato. Ha fatto segnare un 4,55 e 1, che praticamente è assolutamente inutile per quanto riguarda la classifica di questa terza e ultima batteria di questa salita a volo antica, quindi momentaneamente si trova in testa per quanto riguarda le bicilindriche. Adesso toccherà a Domenico e a Matteo Giliberto cercare di tirarlo giù da quello che è il podio virtuale di questa batteria. Vediamo cosa riusciranno a fare. Domenico è già dentro, ma no, ha fatto molti errori, quindi sì. Mi sa che farà registrare un tempo un attimo alto. Sì, esattamente, quindi rimane solamente Vizzari e Matteo. Allora, intanto vediamo. È partito anche Alessandro Colletti. Intanto Francesco l'ha tirata, non credo che abbia fatto molti danni, però ha toccato sul muro. Passiamo su Alessandro Colletti, Pietro. Mirko, la prossima sarà Trento Bondone, quindi preparati. Impegnativissimo. Sì. La Trento Bondone sarà dura per tutti. Ci vorrà almeno una settimana per impararla, poi un'altra settimana per l'assetto, quindi è arrivata la gara. Sì, intanto nel mezzo abbiamo la gara con l'ETCR sulla SS fatta
da Salvo, quindi gli impegni diciamo non mancano per gli amici che Non mancheranno seguono. le nottate. Esatto, non mancheranno le nottate, ci sarà parecchio da divertirsi. Intanto vediamo Colletti abbastanza agguerrito in queste prime staccate. Sti tornanti sono non è che sono difficili da interpretare, cioè è facile riuscire a capire cosa si deve fare, ma non è semplice riuscire a farlo. Ho visto molti piloti magari arrivare un attimo lunghi o tanti fenomeni come me fare lo stesso errore in due manche di gara nello stesso tornante, quindi sono un genio, no? Vabbè, non c'è due senza tre, dai, aspettiamo la Sì, terza. sì. Magari in gara 3 la cappotto direttamente, ok? Intanto è partito Gianluca Vizza. Perfetto, passiamo su Gianluca. Eccolo qua. Eccolo qua. Piena pure per lui la prima destra, 140 km/h oltre. Gianluca mi sembra che nella seconda aveva fatto segnare un ottimo tempo, se non ricordo male. Te lo dico subito, te lo dico subito, se mi dai un attimo, te lo dico subito. Allora, vediamo se mi becco il server giusto. Qual era l'uno? L'uno. Perfetto, eccolo qua. Mi vado a beccare la sessione. Intanto ancora indenne Gianluca. Allora, eccoci qua. Gianluca Vizza ne aveva fatto un 4,56 in gara 2. Ah, ecco. 56 in gara 2 e un 5-0 in gara 1. Sì, in gara 1 è stato leggermente più alto, comunque. Intanto si prepara Vediamo. anche Matteo Giliberto, ultimo pittiere alle classi 700 minicarro. Vediamo perché Partite per istanti. ok. Passiamo su Matteo, vediamo che combina nel tratto iniziale. Intanto abbiamo 5,28,712 per Francesco Melina. Perfetto, Francesco Melina. Sì, alto per Francesco. Mi sa che registriamo un ritiro di Domenico Tropiano perché almeno non vedo il tempo, quindi presumo. Eh sì, ma perché aveva fatto diversi errori qua, diciamo, nella parte centrale del percorso, quindi aveva già due tempi discreti in gara 1 e gara 2, quindi non avrebbe avuto comunque senso continuare a salire. Intanto viene su Matteo come un treno. Sì, esattamente. Matteo, secondo me, questa volta cercherà di far segnare il suo tempo migliore o addirittura cercare di battere il suo stesso tempo. Intanto parte anche Giuseppe Candela con 1400 gruppo A. Perfetto, Matteo dovrebbe fare credo un 52 o un 51. Sì, per riuscire a mettersi davanti a Fabiano Roccuzzo e Giambattista dovrebbe stampare almeno un 4,51. Esatto, perché c'ha un 55,4 in gara 1 e un 53,8 in gara 2. Vediamo, magari ci fa vedere il miracolo Matteo. Lui ovviamente non è assolutamente nuovo a queste cose, ci ha fatto sempre vedere delle prestazioni molto sopra le righe, un pilota velocissimo, molto bravo a mettere a punto le macchine. Comunque, vediamo. Intanto, Passiamo su Giuseppe Candela o sì, stiamo già su Giuseppe, no? intanto abbiamo Perfetto. 5-0-1 per Alessandro Colletti. Perfetto, è arrivato anche Alessandro Colletti con 5,01 e 191. Siamo al gruppo A
1.400. Intanto lungo, lungo, lungo Giuseppe Candela, che purtroppo va a toccare anche le gomme, perde l'altro tempo. Comunque in un modo o nell'altro riesce a metterla dritta e a continuare. Oggi che si prepara anche Stefano Bianca. Stefano Bianca è il matador di queste 106 1.400 gruppo A. Sì, al comando della classifica di gruppo al momento. Quanto ha fatto Stefano in gara 2? Ha fatto 26. 26, sì. Vediamo se mi arriva davanti sto maledetto col 1.400. No, non credo. Sì, non credo. Ho fatto 27 in gara 1 e il tempo dell'autobus in gara 2. È vero, è vero. Quindi, quindi è già davanti al momento. Parti momentaneamente intanto è già davanti, quindi se non mi sbrigo in gara 3, perlomeno secondo me lui abbasserà addirittura qualcosina in sta gara 3. È appena partito comunque. Problema, problema, problema per Giuseppe Candela. Continuano i problemi per Giuseppe, quindi direi di passare su Stefano Bianco. Pietro, se sei d'accordo. Eccolo qua. No, non ce l'ho perso. Dove sta? Eccolo qua. Tratto velocissimo per lui. Saccatona addirittura terza marcia, seconda prima. Lui ovviamente sta strada la conosce alla perfezione perché per l'appunto vive nella ridente Avola, quindi chi meglio di lui, oltre che Stefano, e oltre che essere un pilota veloce, mamma mia ragazzi come ha fatto sto tornante di leva, pelo a sinistra e pelo a destra. Sì, sono lui e Mattia Fontana praticamente, che secondo me si fanno le gare notturne anche qua su questa terra. Anche secondo me. Intanto lievissima strusciatina all'esterno, ovviamente che non va assolutamente a compromettere quella che è la prestazione di Stefano Bianca all'uscita di quel tornante. Ah. Matteo Filiberto 54 53 009. Allora, con il 009, ragazzi, qui bisogna tirar fuori la calcolatrice. Eh sì, se magari Carmelo Giaquinta ci aiuta in chat, ci dà questo riscontro cronometrico. Allora, il tempo migliore di questa batteria l'ha fatto registrare Matteo. Però non so come è messo con i tempi delle altre marce, sicuramente se... Ci sarà da vedere i tempi fatti registrare in gara 1 e in gara 2. Intanto è partito anche Mattia Fontana. Perfetto. Sì, Rocuzzo indubbiamente sarà al comando della Vinicato. Però qua si stanno giocando già San Matrice e Matteo Giliberto la seconda posizione. Esatto, esatto, esatto. Allora, chi ci abbiamo adesso sul percorso, Pietro? Mattia Fontana, passiamo su Mattia. Ovviamente appena Stefano Bianca arriverà all'arrivo, vi ragguaglieremo su quello che è il suo tempo. Intanto si prepara anche Giuseppe Lupo, sempre categoria 1.400 gruppo A. Dalla chat ci giunge che primo Roccuzzo e secondo Matteo Giliberto, terzo Cutrone a due decimi. Attaccatissimi. Sì. E tanto Fabiano Porte porta a casa una, eh? Eh sì. Si sono alternati. Allora, ha fatto un pilotto all'inizio Matteo, poi alla corsa dell'Etna è stato parecchio sfortunato. Al Reventino mi sa che ha vinto di nuovo lui, e sta botta deve cedere il passo a Fabiano Roccuzzo per questa Avola antica. Ok, allora è partito anche Giuseppe Lupo. Sì, passiamo su Giuseppe Lupo.
Eccolo qua, perciò 205 per lui. E si prepara Antonello Bruno. Occio che Antonello è pronto a scendere sotto il 20, secondo me. Eh sì, secondo me a questo punto, sì, se già nella seconda ha sparato un 20. O scende sotto il 20 o la tira. Esattamente. Tanto la vittoria... Allora, vediamo un attimo. Di Benedetto, quant'è che aveva fatto nella seconda? Sai che... No, Salvatore Di Benedetto comunque ha fatto 21,8, quasi 21,9. 22,7 in gara 1. Dico, non è che bisogna... che si può permettere di dormire sogni tranquilli Antonello, perché Antonello c'ha un 22,3 contro 22,7 in gara 1, quindi sì, e in gara 2, in gara 2 Antonello ha fatto 20,9 e Salvatore Di Benedetto ha fatto 21,8, è solo poco meno, quindi è meno di un secondo con la somma dei tempi. Sì. Sì, quindi bisogna stare in occhio. Bella battaglia in gruppo A 1600. Esattamente, sì. Intanto vediamo Giuseppe Lupo, al momento vettura indenne. Oh, sta venendo su bene, Giuseppe, sta venendo su bene. Partito Antonello Bruno. Intanto è arrivato Stefano Bianca, 427-0 per lui. Alzato un pochettino, dai. Sì, match di tranquillità, diciamo. Non vedo il tempo di Mattia Fontana ancora. E l'ha tirata Antonello, l'ha tirata nel primo destra. Ha provato, ha fatto il danno Antonello. E qui bisogna stare in occhio perché non so se Salvatore Di Benedetto ovviamente è al corrente in questo momento, è allineato, credo proprio di no, però potrebbe anche provarci Di Benedetto. Intanto dalla chat arriva un consiglio per te, Enzo. Ti tocca fare almeno un 26, dicono. Sì, e chi sono? Mandraghe. Intanto vediamo Antonello Bruno con convergenza proprio girata dall'altro lato. Ha piegato anche i braccetti della ruota di scorta Antonello, vai. Niente. Sì, torniamo su Giuseppe, magari ci godiamo quello che è il tratto finale per lui. Macchina, oh mamma mia, che gioielli che si è giocato in questo destra. Intanto si prepara anche Salvatore Di Benedetto, appena parte ve lo comunico subito. E intanto Peppe Lupo ha la macchina un pochettino segnata. Quindi fatemi capire, Mattia Fontana si è ritirato? No, Mattia Fontana è arrivato, 439-970. Sì, siccome non avevo visto il tempo ancora. Partito Di Benedetto. Perfetto, intanto passiamo su Di Benedetto. Dove sta? Eccolo qua. Vediamo suo becco. Perfetto. Affronta quello che è il tratto iniziale, molto molto complicato col gruppo A1006. In questo destra parecchio sottosterzo, credo ovviamente per tutti. Ragazzi, io mi andrei a sistemare perché mi sa che tocca a me. Sì, ci sei tu dopo di Salvatore. Avevo pure dimenticato che dovevo correre. Noi, se vuoi ti sposto giù o mutati. Fai no, meglio, ma se frega, dai, andiamo, parto uguale. Come tranquilli. Tanto qui stiamo in famiglia, ce la godiamo. Sì, non ci mancherebbe, però è pure giusto che uno si diverta. Io mi diverto così, ragazzi. Non abbiamo dubbi. Comunque vediamo Salvatore abbastanza pulito nella guida, si è allenato tantissimo secondo me offline, perché online l'abbiamo visto pochissimo. Il problema è riuscire ad arrivare davanti a Stefano Bianca, arrivato a questo punto.
Eh sì, se tu riesci a fare un 26, magari con qualche salita mezzo Ce l'ho, ce l'ho. Allora, ragazzi, il 26 ce l'ho. Il problema è andarlo a fare. Provaci, provaci. E allora io direi che parto, dai. Vai, vai. Arriveremo a seguirti tra poco. Intanto affronta queste curve sul ponte. Sì. Secondo me sta cercando di recuperare questi 9 decimi che erano. Sì. E se continua così, secondo me ce la farà sicuramente. Ok, io direi di seguire magari intanto Enzo, sì, e poi attendiamo il tempo di Benedetto. Mi sa che non lo faccio il 26, ragazzi. Perché? Che è successo? Ah, eccolo qua! si è girato al contrario. Mi sa che non lo faccio il 26, ragazzi. No, ma magari esce anche un 25, però 5. Sì, infatti. Sono già 12 secondi sopra. Vabbè, che ci devi fare? Ci hai provato. Dai, Metti. andate su Di Benedetto così magari vedete qualcosa di più interessante. Eh sì, seguiamo un attimo Salvatore, vediamo. Vediamo queste ultime battute di Salvatore. Se riesce a spuntarla su questa terza ed ultima manche. Secondo me, se non erro, dovrebbe far segnare almeno un 20, o perlomeno risegnare 21, se non erro. Qui solo Carmelo Giaquinta ci potrebbe aiutare con la sua splendida calcolatrice. Eccolo qua, ultime curve per Di Benedetto, fino ad ora non ha toccato nemmeno una volta. Sì, è salito, si vede che proprio la conosce bene la strada. Eccolo qua, taglio in questo istante con 421 e 407, occhio, occhio perché qua veramente c'è da prendere la calcolatrice. Torniamo su Enzo. Sì, se solo dalla chat se qualcuno ci può aiutare per riuscire a capire al volo se è davanti. È davanti, scrive Carmelo. Complimenti a i 45 millesimi No, come sulla somma. 45 millesimi? Sì, 45 millesimi sulla somma dei tempi, la spunta, occhio, E vai, ho preso pure il brevetto di volo, ragazzi. Allora, io non so come si esce da qua. Quindi facciamo così, che mi riti, perché non ho la più pallida idea di come tirare fuori la macchina da dove sono. Secondo me non si può fare. Quindi direi che faccio così, ragazzi? Torno al pit, stiamo a posto. Dai, ci abbiamo provato. Sì, benissimo. Io direi ora di aspettare magari qualcuno qui in cabina di commento. Sì, magari tira lì giù. Sì, ci tiriamo giù. Dove sono? Dove sono? Dai, tre bicilindrici, Stefano, magari. Eccoli qua, piano piano ci ritiriamo giù. E allora, vediamo che ci abbiamo. Buonasera, ragazzi. Sì, sono tornato ai box qui.
siete, ragazzi? Salve. Buonasera. Buonasera. E allora, partiamo da... Partiamo da... Dove sta? Stefano Bianca. Sì. Gara di casa per te. Sì. E direi che andava... Aspetta che Gianni sta combinando un attimo. Vediamo se smette di portare giù gente. Vediamo. Che è successo? No, a posto. Perfetto. Hai finito di tirarli giù tutti? No. Sì. C'è gente ancora che entra, che esce. Vabbè. Allora, stavo dicendo, Stefano, com'è andata? È andata benissimo. Benissimo, non poteva andare peggio. No, dai, meglio. È andata di lusso. Adesso come sembro, esagerato un po'. Se ti vai a vedere la live, poi vai a vedere cosa ho combinato io. Sul finale del percorso ho preso un paio di muri che... Abbiamo visto. Forza, Stefano. Ci siamo. Allora, passiamo su Domenico Tropeano. Domenico, com'è andata? Buonasera. Diciamo che è andata benino, dai, per come l'avevo impostata. Avevo un sacco di problemi di assetto prima della gara, quindi bene o male. La terza l'ho un pochettino tirata e diciamo che è andata benino, dai. Perfetto, grazie Domenico. Giambattista, ci sei? Sì, ciao, buonasera a tutti. E mi sa che ci state prendendo la mano con queste bicilindriche. Sì, dai, diciamo che ci stiamo cominciando a divertire seriamente, anche se questa sera ho fatto soltanto la prima mangi, bene. Purtroppo arrivare ai tempi di Fabiano questa sera non era per me. Vabbè, dai, l'importante è che ce la siamo spostata comunque. Ah sì, no, l'importante è che ci divertiamo, stiamo insieme. Quello conta. Matteo Giliberto, come è andata per te? Sa, la volantica. Buonasera a tutti e buonasera a coloro che ci ascolta. Devo dire che pensavo peggio, per dire la verità, perché il tracciato è... È un bel tracciato, però non riesco a digerirlo. Poi per non trovare un giusto setup io, la cosa penso che sia molto grave. Ragazzi, quando non ti va giù un percorso, non ti va giù. Sì, comunque penso di aver fatto il secondo posto. Faccio i complimenti a Fabiano, però io ero proprio arrivato qua. Cioè, ho detto come va, perché non mi trovavo tutto là. Comunque mantenere quella che è la testa del campionato, quindi sì, quello sì, sto sempre in testa al campionato, comunque c'è da stare attenti ora. Perfetto, passiamo ai due matatori del gruppo A 1600, Antonello e Salvatore. Partiamo con Antonello, com'è andata? Ci avete fatto parecchio divertire stasera, eh? Buonasera a tutti, sì, bellissimo il tracciato e tutto l'insieme della lotta che ci accomuna. Complimenti anche a te per la patente di volo, complimenti grazie, a Salvo grazie, per la, per la meritatissima vittoria. Non ce la fate tutte e due a buttarla dove l'ho buttata io. Ci ho provato, tranquillo. Salvatore, com'è andata per te? Buonasera a tutti ragazzi. Penso che sia andata bene stasera. La seconda mangia ho fatto il 22, comunque ero sul 20 passo, ho avuto problemi col cambio nelle staccate, ho perso un mare di tempo. La terza mangia è andata pure bene, però non so con Antonello con i tempi come siamo, questo non lo so, non ho la calcolatrice in mano, ecco. Allora, da quello che mi dicono in chat dovresti aver vinto tu per 43 millesimi, quindi. Sì, confermo. Addirittura 43 millesimi. Sì, avete fatto una gran bella gara. Una gran bella mi hai gara. Restituito il favore della Monte Blay. No, aspetta, qual era? Di Sortino, sì. Sì, siamo arrivati attaccati. Un millesimo, un decimo, non mi ricordo. Sì. Complimenti a tutte e due. Passiamo ad Alessandro Colletti. Alessandro, com'è andata per te? Ma ciao ragazzi, buonasera, abbastanza bene, anche se ancora fisicamente non sto tanto bene, è andata molto bene. Beh, l'importante è divertirsi, quella è sì. Una cosa fondamentale. Perfetto, dai, ti aspettiamo per altri appuntamenti. Mi sa che manca Giambattista, l'abbiamo fatto?
No. Gian Battista, come è andata? Ma già abbiamo parlato, comunque ti posso ripetere. Scusami, allora mi manca Francesco. Francesco Melina. Buonasera a tutti. Niente, diciamo la prima salita abbastanza bene, le altre due proprio da dimenticare, però vista la poca esperienza su questa gara non potevo pretendere di più. Vari errori, diciamo, che mi hanno compromesso la gara, ma tutto sommato mi sono divertito ugualmente. Ragazzi, la cosa fondamentale di questo campionato è soprattutto riuscire a divertirsi, quindi mi sa che anche per questa sera ce l'abbiamo fatta. Io direi che possiamo chiudere. Gianni, se sei d'accordo con me, dammi conferma. Sì, se hai interessato tutti, sì. Mi pare di non aver dimenticato nessuno. Salutiamo l'amico Mirko Paletta che ci ha fatto da apripista questa sera. Ciao Mirko. Grazie, buona serata e grazie a voi, come sempre. Di nulla. Grazie a te, ringraziando tutti i piloti che hanno partecipato a questo fantastico evento, passiamo a ringraziare tutti gli amici di Team Chrono Factor Live, nella fattispecie in questo caso l'amico Gianni Pondorelli che ci ha tenuto compagnia questa sera. Ciao Gianni. Ciao a te Enzo, grazie sempre a te, a Pietro e a tutti i partecipanti. Ovviamente, grazie anche a voi. Salutiamo l'amico Pietro Vizzari che... ovviamente fa parte dello staff del tornante.it, canale che questa sera vi ha permesso di seguire questa diretta, quindi io vi saluto ringraziando gli amici per l'appunto del tornante.it, invitandovi ad iscrivervi a questo canale qualora non l'avreste ancora fatto, lasciare un bel like se questa live vi è piaciuta e condividerla sui social. Per questa sera è tutto, ciao ragazzi, buonasera.